Kawasaki Versys 650, 15 anni di onorata carriera, 2007, 2010, 2015, adesso 2022, queste le tappe di sviluppo di questa moto che è uno dei best seller di Kawasaki e che la casa di Akashi si coccola giustamente perché vende tantissimo e soprattutto in Italia è una delle moto più vendute e l'Italia è il primo paese in Europa per questa moto. Una moto che anno dopo anno, model year dopo model year, riceve sempre piccoli aggiornamenti, un progetto che ormai è arrivato a definitiva maturazione che per il 2022 arriva a essere aggiornato non solo nel motore che è Euro 5, anzi era Euro 5 già dall'anno scorso, ma nella dotazione, nel comfort e anche un po' nella tecnologia. E Kawasaki ce la vuole far vivere, non solo semplicemente provare, ma vivere in una experience, ovvero farci vivere quello che i clienti della Versys sono usi fare con questa moto, ovvero una vita magari di commuting, ma anche una gita fuori porta, perché siamo qua un po' sotto la pioggia già per provare la Kawasaki in una due giorni di quasi 500 km tra autostrade, curve, passi collinari, nebbia, pioggia, speriamo domani il sole, ma per vivere quello che è la experience della Versys. km in due giorni, pioggia, nebbia, poi sole, autostrada, collina, un milione di curve. Questo in poche parole è un po' il distillato della prova speciale che Kawasaki ha voluto organizzare per celebrare i 15 anni della Versys 650. Sì, 15 anni, sembra ieri, un po' perché la Versys con i suoi aggiornamenti è sempre riuscita a restare attuale, un po' perché in fondo la crossover Kawasaki è entrata nel nostro quotidiano. Ne hanno vendute tante, 18.000 solo in Italia, e ancora oggi per la casa di Akashi è uno dei best seller, seconda Kawasaki più venduta anche nei primi tre mesi del 2022. Giusto quindi che i Verdoni prestino massima attenzione a questo modello, aggiornandolo ed arricchendolo ad ogni model year. Cosa che è successa anche nel 2022 con l'arrivo della quarta generazione di Versys 650, protagonista di questa due giorni di prova. Ok, siamo a bordo della Versys 650 Model Year 2022, piccoli aggiornamenti, piccoli grandi aggiornamenti, quello che ci si trova quando si sale in sella, prima di tutto il nuovo cruscotto, cruscotto che noi siamo già abituati a conoscere, siamo stati clienti Kawasaki perché Kawasaki lo sta portando su tutta la gamma, TFT, molto chiaro nella lettura, indicazioni quelle che servono, consumo medio, autonomia, velocità media, tutto si comanda col piccolo pulsante sul semimanubrio, sul manubrio sinistro, e la novità è anche il controllo di trazione, come potete vedere KTRC, che si regola su due livelli, due più invasivo, uno meno invasivo, si può anche eliminare. Manubrio rimasto confermato, blocchetti rimasti confermati, novità il cupolino regolabile, qui siamo sulla Grand Tour che è quella col cupolino maggiorato, ma che ovviamente come potete vedere si può alzare, abbassare e regolare su quattro posizioni. Predisposizione per prese USB e per i faretti, sulla Grand Tour è tutto già inserito, già disponibile, e questo è quello che si vede. Non male l'idea di fare, o comunque la scelta di fare il serbatoio con una superficie abbastanza piatta, così anche una borsa da serbatoio può tranquillamente starci, una superficie d'appoggio abbastanza consistente. Serbatoio, ricordiamo, da 21 litri, autonomia quasi 400 km, insomma si viaggia davvero a lungo. Seconda giornata di viaggio in sella alla Versys 650 in questa Versys Experience. Ovviamente la giornata comincia come è finita quella di ieri, giustamente non pioveva da 7 mesi, quindi adesso abbiamo un paio di giorni di pioggia, ma del resto se è un'experience deve essere experience fino in fondo. Ieri quasi 200 km, 197,7 per la precisione, tanta autostrada, un piccolo resoconto di quello che è stata la giornata. Innanzitutto molto apprezzabile la totale assenza delle vibrazioni nella moto, si guida veramente con un ottimo comfort, niente da dire a livello di vibrazioni, una sella che secondo me è una tra le migliori, non della categoria, ma tra le migliori delle moto di questo genere, schiumato perfettamente, centrato per come bisogna stare in sella, non ti spinge in avanti, riesci leggermente a muoverti, riesci quindi a cambiare posizione quando stai tante ore in sella, e questo è positivo per una moto che vuole anche viaggiare. E sella 845, ma come vedete insomma si tocca bene, consumo medio 18,8 km litro. Kawasaki fa bene a coccolarsi questa Versys, se la migliora step by step, anno dopo anno, aggiungendo sempre dei contenuti che comunque sono già ricchi su questa
su questa moto, perché nella categoria è l'unica, per esempio, ad avere la forcella regolabile. Il mono invece è regolabile con il pomello, quindi molto comodo quando si vogliono montare le borse, quindi si regola velocemente assolutamente il precarico della molla e si adatta all'assetto senza far sedere troppo la moto quando si mette il carico al posteriore. Quindi complessivamente il primo giudizio della prima giornata, dove abbiamo fatto più autostrada che curve, onestamente è positivo. Oggi ci aspettano altri 250 km, alla fine arriveremo a fare quasi 500 km, quindi quasi un mezzo 1000 km con tante curve. La giornata sembrerebbe dover migliorare. Siamo positivi, speriamo che insomma finiremo col sole. Piccolo appunto sul cupolino, regolabile però con due mani, quindi questo per Kawasaki è una feature di sicurezza, non permette di farlo in movimento, perché secondo loro staccare una mano dal manubrio giustamente quando si sta guidando non è una cosa positiva. È vero che una volta che ho trovata la posizione corretta non si cambia più. Detto questo, quello di standard piccolino protegge bene il casco, per me fa passare sopra l'aria dalla testa, lascia fuori un pochino le spalle. Se uno vuole viaggiare tanto, consiglio vivamente di prendere il cupolino allargato, che è 10 cm più alto, 100 mm, e è molto più largo e quindi offre una protezione decisamente migliore. Quattro gli step, giusto per partire all'estimento della Kawasaki proposti per la Versys. Si parte dalla versione base, che è questa che vedete, senza niente, quindi da 8.390 euro, poi con la Urban che ha il bauletto, la Tourer con le borse laterali, Tourer Plus con borse laterali e faretti, fino ad arrivare alla Grand Tourer, prezzi che partono da 8.390 euro per arrivare a poco meno di 11.000 euro per la Grand Tourer, che è veramente una Grand Tourer, quindi equipaggiata con tutto quello che Kawasaki offre su questa moto. E adesso proseguiamo il viaggio. Non metto la tuta perché sono uno confidente. Bene, quasi 400 km, siamo quasi alla fine di questo viaggio, stiamo scendendo verso Vada, poi prenderemo l'autostrada per tornare verso la sede di Kawasaki Italia. Consumo 20,2 km con un litro, una due giorni intensa anche a livello di meteo, questi percorsi che abbiamo fatto tra le Langhe e la Liguria, dove poter assaporare la Versys 650, moto che mi è piaciuta per molte sfaccettature, alcune ve l'ho già dette nell'intervento che ho fatto stamattina alla fine, diciamo, della prima giornata, altre ve le posso dire anche adesso. In particolare in questi due giorni in cui in alcune situazioni l'asfalto era davvero critico, il traction control è servito tantissimo, livello 2 molto intrusivo però molto safe, e livello 1 invece vi lascia guidare un pochino più in modo spigliato, quindi assolutamente traction control promosso a pieni voti. Comfort, come vi ho già detto, assolutamente di alto livello, soprattutto per la categoria. Il cupolino io l'ho usato quasi sempre in configurazione tutta alta, quindi chi vuole viaggiare è consigliato assolutamente il cupolino più largo. Cosa mi è piaciuto della Versys? L'equilibrio, la posizione di guida, e a livello di guida dinamica qui in questo momento in cui la giornata si è un po' aperta e l'asfalto comincia anche ad asciugarsi, l'equilibrio, il bilanciamento dinamico della moto ottima, la forcella, l'assetto copia molto ma sostiene quando comincia a guidare un po' velocemente, ottimo anche l'ammortizzatore, insomma la qualità all'interno della Kawasaki è assolutamente di primo livello, e questo è quello che fa un po' la differenza, una qualità non solo percepita, una qualità veramente di sostanza, quindi materiali, plastica, accoppiamenti, verniciatura, frizione regolabile nella distanza, insomma c'è tutto quello che vi serve per poter guidare a lungo, e questo è un po' il punto di forza della Versys ed è anche il punto di forza di una moto che insomma Kawasaki si coccola anno dopo anno, come ho già detto. Quindi qui siamo quasi alla fine, il consumo ve l'ho detto, circa 20,2 km con un litro, quindi diciamo consumo anche poco, autonomia praticamente di 400 km. Con questa moto ci si può fare davvero di tutto, leggera quando gli togli le borse, la puoi usare in città per fare commuting, quando la carichi diventa una piccola globetrotter. Aggiungo un'ultima cosa prima di chiudere: in queste due giornate, nonostante il tempo, ci siamo goduti una bella guida, ci siamo goduti delle belle strade e dei posti fantastici. Non occorre andare lontanissimo per vivere una piccola avventura, un weekend in moto, ci sono strade bellissime anche in Italia, e questo dovremmo magari imparare un pochino di più ad apprezzarlo, così come si può apprezzare una moto di piccola cilindrata come un 650 con un motore che secondo me con l'Euro 5 ha avuto anche un piccolo guadagno, ha perso qualche cavallino in alto, ha guadagnato un po' di tiro sotto, che poi è quello che ti serve quando tu vai a guidare tra le curve. Gli alti, lo sappiamo, su strada si usano davvero molto poco. Resta secondo me un filino di on-off nelle marce basse, si sente in particolare quando c'è il bagnato e che devi guidare un po' in punta di gas, appena comincia a diventare un pochino più scorrevole e con le marce lunghe questo piccolo on-off scompare quasi del tutto. Quindi il progetto Versys
secondo me è riuscito, era già riuscito prima e si è completato con la 2022, che è più completa a livello di dotazione, più carina a livello di estetica, e questo fa sì che questa moto sia ancora estremamente competitiva. Non ultimo, anche la versione a 35 kW, quindi per i neopatentati, chi vuole viaggiare trova la compagna ideale. Questo è più o meno tutto quello che mi sono appuntato in questi 2 giorni di viaggio. Se avete qualcosa da chiedermi, qua sotto nei commenti siamo qua per parlarne. Ci vediamo al prossimo video.